Ciao a tutti, io sono Elena e grazie al Fondo Sociale Europeo ho potuto portare avanti per un anno intero presso l'Università di Bologna un assegno di ricerca nell'ambito della Green Chemistry applicata all'agricoltura. In particolare mi sono occupata di chimica per migliorare l'attività in agricoltura, cercando di sviluppare degli inibitori dell'enzima ureasi che fossero sostenibili sia per l'uomo che per l'ambiente. Molti sanno che l'urea è uno dei fertilizzanti più utilizzati in ambito agricolo, ma non tutti sanno che una volta messa nel terreno è degradata velocemente dall'enzima ureasi. In questo modo si ha una perdita non solo economica, ma anche di capacità fertilizzante e si aumenta anche la concentrazione di inquinanti secondari in atmosfera. Per evitare questi effetti negativi, abbiamo provato a creare un prodotto che fermasse l'azione dell'enzima ureasi, lasciando l'urea in campo e inalterata. Alla base di tutti gli esperimenti che abbiamo condotto, io e il mio team di ricerca, c'era un obiettivo di fondo, quello di ottenere un prodotto che fosse sostenibile, quindi prodotti da fonti rinnovabili e soprattutto mediante approcci ecocompatibili. Abbiamo quindi utilizzato degli scarti lignocellulosici provenienti da biomasse come l'abete e l'arice e li abbiamo trattati ottenendo dei formulati attivi al nostro scopo. Ne abbiamo poi, con diversi esperimenti, valutato anche la loro efficacia. In parallelo abbiamo effettuato dei test di ecotossicità su piante e sulla fauna del suolo, come i lombrichi o altre comunità che in esse sono presenti. Questo perché è ormai chiaro che per poter vivere tutti al meglio su questo pianeta non basta pensare all'efficacia dei prodotti che creiamo, ma questi devono essere anche valutati dal punto di vista della biodegradabilità e della loro non tossicità per gli organismi che abitano il suolo, ma anche tutte le componenti dell'ambiente.